Buongiorno. Buongiorno dottore. Come ti chiami? Mi chiamo Abdullah. Abdullah, da dove vieni? Vengo dalla Turchia, ma sono origine popolo curdo. Stiamo facendo domande sui genitori e sui figli. Tu ti senti più figlio o più genitore? Io sono singolo, non sono sposato, non c'è figli. Ce l'hai i genitori? Certo. Dove sono? In Turchia? Kurdistan o Kurdistan. In che modo ti sei tenuto in contatto con loro? Sul cellulare, qualche volta uno tanto vado a trovare. E li vai a trovare? Sì. Li senti tutti i giorni? Tutti i giorni no, ogni tanto sì. Qual è l'ogni tanto? 10 giorni? Una o due volte a settimana. Un paio di volte alla settimana? Quanto mi sento? Mi scriviamo con nipoti. In Italia l'hai visto, c'è un senso della famiglia molto forte. Sì. Anche voi è così? Abbastanza, più forte da voi. Questa ultima generazione come educazione è zero. Tempi nostri non era così. Quando io ho venuto qua nel 2002 non era così. È più educazione, più rispetto c'era rispetto agli anziani. Perché adesso non c'è rispetto? La tecnologia ha rovinato tutto. Molte volte io chiedo questo e mi dicono la risposta è la tecnologia. Certamente. Perché? Perché un bambino di 2 anni se piange da un cellulare, si gioca con il cellulare, è fatta. Non è colpa di tecnologia, è colpa di sempre, dipende come si cresce familiare, dipende madre e padre, perché io sono cresciuto in strada. Quando ero ragazzino, 7 anni, ho perso mio padre e mia mamma ha cresciuto 8 figli. All'epoca non c'era opportunità per quanto c'è di denaro, potevi andare all'ospitale, potevi curare. Cioè, non c'è soldi, morevi uguale a casa. Non puoi comprare nemmeno una medicinale. Questo fatto che la vita lunga se la può permettere chi è ricco è terribile. Turchia è uguale così, copia. Quelli che ricchi è sempre ricchi, quelli che poveri non sempre fanno povero. Quelli poveri sempre fanno comodo ricchi. È questo che mi rompe. I poveri fanno comodo ai ricchi. Certamente. Ma quando devono morire non c'è nessuno vicino. Non c'è nessuno vicino a loro. Anche quando muore un povero si vede che povero, non c'è nessuno spesso a tomba. Quando muore un ricco c'è centinaia di macchine, stato vicino. Se muore un povero. Se un giorno ti telefona tua madre che da sola non riesce più, perché a un certo punto il genitore si ammala, che succede? Sempre mia sorella, mio fratello, mio nipote, sempre stanno vicini. Lo tengono in casa? Sempre a casa sua, mia sorella sta vicina, mia nipote e mio fratello, sempre stanno vicini. Quanti siete qua, tutti quanti? Bravi? Siamo 3 fratelli e 3 sorelle. Perché le ha fatto sacrifici per far crescere noi? Perché non ne abbiamo nessun diritto per abbandonare. Perché le ha fatto tutto per noi. Ha combattuto fino a fine. Ha fatto crescere quanti tutto. Quanti anni ha adesso tua mamma? 72. Ah, giovane ancora, dai. Ma da noi dopo 50 anni già... Già. Perché fanno 10 figli, 12 figli. Perché l'epoca non c'era niente, non c'è TV, non c'è niente, che poi non fanno amore, fanno figli, non frega niente. L'epoca era così, qualcuno poi uno secondo dice no, non vuole. Tempi noi se ne facciamo 13, 14, 15. Per esempio giù verso sud, Calabria, Sicilia, l'amore è troppo legato, eh? C'è ancora dignità, non abbandonare la famiglia, il rispetto ce l'ha. Ma questo legame con la famiglia? Certe volte diventa anche un problema perché non ti lasciano mai andare via. Quella sì. Non ti fanno andare via perché come se quando c'è opportunità per mandare a scuola, per dare un futuro, non te lasciano andare. E quando non c'è niente, anche mamma capire, te lascia libera, vai. Cerca è importante studiare, viaggiare nella vita. Per esempio studiare, io mai in paese mio mai studiato, io ho studiato qua a Perugia, fino a prima non liceo artistico. Io in paese mio mai andato a scuola, mai studiato. Poi ho imparato a scrivere e leggere. Se un giorno tu diventi vecchio, mandati una lettera. Caro Abdullah, oggi compi 70 anni. Compi 70 anni. Quando eri giovane non hai pensato che c'è pure vecchiaia. Perché non hai sposato, perché non hai fatto una famiglia. E perché non hai fatto una famiglia poi è complicato. Certe cose non posso spiegare. Però sei ancora in tempo, Abdullah. Eh? Sei ancora in tempo. Tempo ci sta sempre. E allora, sbrigati.